Qual è secondo lei la partita più difficile da giocare per Exo? La partita più difficile è una partita sui tempi, perché i tempi sono fissi, sono fissati dal calendario. È una partita che stiamo giocando, tutti i giocatori sono impegnati, la Regione Lombardia, il Comune, il Governo, la società Expo, dobbiamo riuscire a farcela e con l'impegno di tutti ce la faremo, non ho dubbi su questo. Colmando qualche ritardo del passato, occorre però che tutti quelli che devono fare le cose le facciano davvero. La Regione sta facendo le infrastrutture connesse ad Expo con grande impegno e il Governo deve finalmente dar seguito agli impegni che ha preso sia sulle infrastrutture sia sul decreto per Expo che ha annunciato venerdì 13 e che però ancora non ha fatto, perché il decreto non c'è, non è ancora in vigore. Mi auguro che il governo faccia rapidamente quello che ha promesso di fare, in modo tale da consentire a tutte le istituzioni di realizzare i propri impegni in vista di Expo. L'obiettivo dell'Expo Champions Tour qual è? Ma è quello di contribuire a diffondere il messaggio di Expo come un momento di gioia, un momento di festa, un momento di promozione dei nostri territori. È un piccolo contributo simbolico che la Regione dà, i consiglieri regionali danno, mettendo da parte per una volta le divisioni politiche e anche quelle calcistiche, per essere tutti insieme a promuovere questa grande occasione di sviluppo, di crescita e di gioia che sarà Expo 2015. Ci saranno gli avversari e che ruolo avrà lei? Nella partita? No, io mi limito a guardare, perché ci vuole gente che ha il fisico per giocare, per essere competitivi. L'obiettivo è quello di fare della squadra della Regione Lombardia, che oggi purtroppo è una squadra materasso in tutti i tornei che facciamo, una squadra competitiva. Abbiamo modo di crescere, abbiamo qualche tempo per farlo, per impegnarci, e che vedo tanti consiglieri con tanta pancia e bisogna perderla quella pancia lì per essere competitivi. Quindi li metteremo a stecchetto da qui in avanti.